esplosa di fianco una bomba, cazzo. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del Gorilla Survivor. Come vedete siamo all'interno di un poligono a fuoco reale, quindi da oggi si incomincerà a fare veramente sul serio. Voi siete pronti? Sì, sì, siamo pronti. Ma che arma è questa qua? Queste sono riproduzioni civili delle armi che sono utilizzate dalla maggior parte dei reparti speciali antiterrorismo di tutto il mondo. E sono proiettili veri, cioè oggi proprio armi vere. Non esistono armi finte. Queste sono armi che possono uccidere una persona, quindi mi aspetto da voi la massima serietà e la massima professionalità. Oggi non si scherza. Tutto quello che facciamo oggi è seguito da personale professionale. Io faccio l'istruttore ormai da diversi anni. Ci si diverte, si impara, ma sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza. Di base oggi noi lavoreremo con questa carabina tattica, che è la riproduzione della carabina M4. Quando lavoriamo con le armi dobbiamo sempre pensare che dobbiamo rispettare delle regole fondamentali di sicurezza. La prima regola fondamentale è di non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vogliamo uccidere oppure distruggere. Poi, seconda regola fondamentale, il dito indice è sempre fuori dal ponticello dell'arma. Terza regola fondamentale, voi qui avrete a che fare con la sicura. Se io voglio mettermi in condizione di essere pronto a ingaggiare il bersaglio, come prima cosa tolgo la sicura. Se noi rispettiamo le regole non avremo mai incidenti. Dobbiamo anche rispettare le regole del poligono. Sotto la tettoia, la cosiddetta zona verde, dove ci rilassiamo, parliamo, eccetera eccetera. Qua noi siamo nella zona gialla, quindi qui vengono eseguite la formazione e la parte teorica. Zona gialla perché? Perché il livello di attenzione deve essere più elevato. Come quella del cosa del Covid, zona rossa. No, ok. Mentre invece lì abbiamo la zona rossa, quindi nella zona rossa noi andremo ad eseguire le esercitazioni a fuoco. Ok. Quando siamo nella zona rossa, massima attenzione. Cos'è l'M4 sarebbe, no? Sì. Pensavo fosse molto più grosso, invece... Ah, è grosso. Cioè, me lo immaginavo più grosso. Ora, le armi sono posate sul bancone. Teoricamente, io cosa sto facendo? Sto passando di fronte le canne. So che non dovrei farlo. È una licenza che mi sto prendendo. Ora direte, ma l'arma è scarica. Trattate sempre un'arma come se fosse carica. Avete in dotazione un'ottica laser, quindi un punto rosso che vi permette di poter mirare in maniera rapida il vostro bersaglio. Un calcio che vi permette di regolare la distanza della carabina dal corpo, delle torce, dei laser, come COD, uguale. Sì, sono le armi che trovate veramente anche su COD. Quindi prendiamo la cinghia e la infiliamo in questo modo qua, così lasciamo l'arma a terra. Testa, ok, venite. Siamo sulla linea di tiro. Qui si incomincia veramente a fare sul serio. Fate un mezzo passo avanti e inclinate leggermente all'interno il piede e leggermente all'esterno il piede posteriore. Questa è la posizione in cui l'uomo combatte da circa 2000 anni. Restate in questo modo e mettete una mano avanti. Vedi? Devi cercare la stabilità. Ok, in questo modo. Energetica proprio. Perfetto. Dovete essere stabili. Andate in puntamento. Il gomito va leggermente chiuso, il calcio va leggermente più in alto, il pollice sta su questo lato, perché in questo modo tu puoi evitare l'effetto twist dell'arma. La nostra posizione del corpo deve andare a contrastare il rinculo dell'arma ogni volta che viene erogato il colpo. Il punto rosso si usa con entrambi gli occhi aperti. Non avete bisogno di chiudere un occhio, perché durante un'attività pericolosa il vostro cervello sarà soggetto al restringimento del campo visivo, definito come visione canalizzata a tunnel. Impugnatura, arma verso l'alto, mezzo passo avanti, slide dell'arma sulla spalla e siamo già in puntamento. Meno tempo impieghiamo ad andare in puntamento, più efficace, più veloce sarà la nostra risposta. E uno, due, tre, quattro, puntamento. Giù l'arma. Allora, come primo impatto sembra comunque relativamente leggera l'arma, ma tenerla su per tanto tempo è difficile. Siamo qua da, due ore e non abbiamo ancora sparato. Per adesso ci siamo solo congelati. Ho un freddo cane, ragazzi, voi non immaginate che freddo fa. Possiamo incominciare col mettere 10 colpi. Prego, signore. Ragazzi, ma voi avete mai visto un proiettile vero? Qua c'è proprio la punta, guardate qua. Questa è la parte che uccide. Claudio, quanti colpi hai messo? Boh, a caso. Non puoi contare. Che penso te? Per chi pensa è un lavoro da ignoranti. Non è vero, bisogna persino contare. Ci avrei messi 10, penso. 10. I vostri cinturoni della Warrior sono dotati di una tasca rapida. Ah, mica, è comodo, eh. Ah, signore, ora si spara sul serio, eh. Quindi ora sentirete il botto.
Porco Giuda, oh, che macello fa. Quindi io direi di mettere prima cosa il collo e il naso, questo freddo. Io in guerra deserto, non mi frega niente. Vabbè, ognuno il suo lavoro, no? Noi veniamo da te a farci allenare, e noi proteggiamo. So che anche molti militari fanno i nostri workout, quindi grazie. Mi raccomando, continuate a farli, Ora incominceremo la vostra prima esperienza a fuoco. Forza gorilla. Andate in posizione. Ora prendete con l'altra mano il caricatore, lo inserite all'interno della carabina e ora andate a premere l'hold open. Ora avete il colpo in canna. Potete levare la sicura. Vai, inizia dove? Quando vuoi. Porca troia. Di nuovo. Togli il dito dal grilletto, metti la sicura. Una cosa che succede quando spari all'inizio, tendi a chiudere molto gli occhi. Devi stare molto concentrato. Ora tocca a te, Claudio. Vai in puntamento, togli la sicura. Ok, metti la sicura, guardo intorno a me e dopo dico: ok Alex, ok. Perché è importante la capacità verbale? Quando siamo in una situazione di stress, uno di quegli effetti psicofisici che il nostro corpo sperimenterà sarà anche la difficoltà a comunicare. Andiamo all'esagono a vedere cosa avete combinato. Dove puntavi il pallino rosso? Più o meno là. Cerca sempre di puntare al centro, perché avrai uno scarto d'errore inferiore. È già buono prenderlo, dai. Puntavi a l'uccello. Mentre invece Domenico ha effettuato un tiro in una zona più centrale. Quindi tu ovviamente hai uno scarto verso il basso. Tu lo scarto ce l'hai se tu ti muovi in questo modo, okay, nelle quattro direzioni. Arma è sotto l'ascella. Prendete il serbatoio, schiacciate il tasto, lo tirate fuori. Ora l'arma è scarica. Ragazzi, qua fa talmente freddo che sto continuando a cambiare outfit. Non ho più strati da mettere. Ci spostiamo sui bersagli balistici. Ora andremo a usare il timer. L'esecuzione sarà la seguente. Posizione di guardia, attacco il timer. Un secondo e 55. Questa procedura ci permette di fare l'allineamento dell'ottica in modalità rapida. Shooter ready. 1,49, ma hai mancato un colpo. Ok. Prima cercate di lavorare sulla precisione, poi lavoriamo sulla velocità. Claudio, okay. Sei pronto? Allora, no. Posizione di guardia. Stand by, shooter ready. 2,19, un miss. Vinto io. Ricominciamo. Stavolta io provo a starti un po' dietro. No, vai tranquillo, tanto al massimo muori. Stand by, shooter ready? Sì. 2,21, due centri effettuati. Stand by. Oh, 2,07, tabacco. Cazzo. Il vantaggio di queste sagome è che ogni volta che il bersaglio viene colpito, suona, si muove e ci fa capire se l'abbiamo preso. Ora che cosa faremo? Andremo a creare due linee di fuoco. La prima ha una distanza di 20 metri, mentre invece la seconda 10 metri. Avrete anche il timer, quindi ci sarà il tempo. Comincia Domenico. Stand by, shooter ready. Quanti colpi? Due. Ok, tutto libero? Torna in postazione. Sei pronto, Claudio? Allora, quando inserite il serbatoio, non potete infilare qualcosa dentro un buco se prima non l'appoggiate. Io lo sapevo che te ridevi di questa cosa. Ok, in posizione di guardia. Shooter ready? Sì. 7,42, un miss. Torna in posizione. Quello comunque l'ho cannato in pieno. Siete a una distanza irrisoria. Non si può sbagliare a quella stanza. Ora, i colpi sulla sagoma cartacea devono essere localizzati all'interno dell'etichetta bianca. Quindi check. Domenico ok. Claudio ok. E Alex ok. Guardatevi, parlatevi. Ciao. Check. Oh. Check Domenico. Check Claudio, ho cannato di nuovo. Andiamo alle sagome, armi in sicura. Sì, uno l'hai preso. E uno fuori. Di poco cazzo, guarda qua, porca miseria. Sei andato leggermente qua sul lato sinistro. Forse perché mi fanno un po' paura le armi. Forse lo so, sono un po' bloccato. No. Una delle posizioni che ci serve è la posizione in ginocchio. Abbiamo la possibilità di ridurre la sagoma e di usare eventuali coperture o ripari. Ci si siede sul tallone. Si mette il ginocchio a terra e il braccio davanti funge da supporto. Vai Claudio! Uomo! Oh, bene? Minchia, che adrenalina qua, oh! Ora siamo tutti e tre qua in questa posizione. Voi andate a terra e io mi sposto subito su quella dall'altro lato. Parate da lontano le sagome metalliche e da vicino alla sagoma di carta. Pronti? Posizione. Vai. Movimento. Contatto. Check, uno ok? Check, ok. Ormai sono un cecchino, cazzo. Dico solo che non ho sparato niente perché sei inceppata. Si riesce.
impugno la parte alta in questo modo. No. Così. Che disastro. Ok, ora stai lì, eh. Stai fermo, va. Dito sul grilletto, andate in puntamento. La pistola è molto sì. più difficile perché ha un rinculo della Madonna, proprio pom, pom. Probabilmente essendo che c'è una presa diversa, con l'altro riesce un sì. po' a stabilizzare di più. Poi ovviamente questa qua non ha il mirino laser, quindi è anche puntare è difficile. Gorilla, io vi faccio i complimenti per la vostra umiltà, determinazione, soprattutto per la serietà con il quale voi vi siete approcciati oggi a questa, a tutti gli effetti, arte marziale. Ma io ho accettato di addestrarvi, ma perché voi siete qui oggi? Vogliamo capire che cosa c'è dietro un guerriero vero, uno che fa una vita militare. Dietro tutto questo c'è fatica, determinazione, sia a livello fisico che mentale, e noi vogliamo portare appunto ai nostri follower, a chi ci segue, fargli percepire un pochino tutto questo. Ovviamente non pretendiamo di diventare dei soldati in così poco tempo, secondo me è molto interessante per noi e per quelli che ci seguono. Ovviamente vi ricordiamo che lui ha un canale YouTube. Siccome amo molto il mio lavoro, amo molto soprattutto l'attività formativa, io cerco di dare delle informazioni. Parliamo non solo ovviamente di armi, ma parliamo anche di sopravvivenza, di equipaggiamento, di difesa personale, di mindset, di mental coaching. Tutte queste cose le trovate sul mio canale YouTube. Com'è che fate? Qua in descrizione, link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate sul tasto like, fate girare questo video, condividetelo, iscrivetevi al canale. Suo, mi raccomando, perché poi saranno anche le prossime puntate. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.